siamo felici di accogliere qui a Padova Sister Lucy Curien dall'India, che è venuta qui a Padova per diversi incontri, ecco, organizzati da Gaia Zanini, anche in occasione della traduzione in italiano di questo libro che racconta, ecco, l'esperienza legata a Sister Lucy. Ma lascio a loro la parola e ringrazio per questa possibilità di ascoltare direttamente Sister Lucy e poi grazie anche alla traduzione in italiano della dottoressa Gaia Zanini. Sister Lucy ci ha raccontato le origini della realtà di Maher. Maher significa casa di mamma, la casa che accoglie, la casa dove tutti si possono sentire a casa. E ci ha raccontato in che cosa consiste il tipo di assistenza che loro offrono. Anche se il discorso potrebbe realmente andare avanti per molte ore, perché ad ogni volto che lei ha accolto corrisponde una storia, e una storia che molte volte è partita molto male, ma che poi adesso si sta concludendo in maniera proprio molto bella. L'argomento però di questo momento è di estremo interesse, perché riguarda proprio la proposta che Sister Lucy ha fatto rispetto al dialogo interreligioso, nel senso che si è trovata ad accogliere nelle sue case persone provenienti dai più diversi contesti e background religiosi. Quindi le chiederò appunto di raccontarci qualcosa rispetto a questo suo modo di approcciare a questa tematica. So, how did you approach the problem of having people coming from different backgrounds, different religions in your homes? Yeah, whenever we pick up people, we pick up people who are on the street. We are not looking at the religion, their caste or class, and anyone who is in need of a shelter. And so whenever we see people, we pick up. And after they came in our house, we were vegetarian food. So all the people who were coming to Maher could partake and they could become live as one family. We were sleeping on the floor, for more people come, we used to push and put more people to sleep. But then I said to myself, how can I give, what type of a spirituality that I can give it to the people? Because I was brought up in a Catholic family and I did not want to teach that to the children and the women who were coming, because they would not understand anything if I had to teach my prayers. So one night I thought, what shall I do? And this particular banner came into my mind, in the sense, like I said, I should have something that is for all religion. So finally I came across, I put up this particular banner. If you go to see all the symbols of all major religions are there. And every religion is teaching us to go to the divine inside you. So that is what we are trying to teach our children and the women. And all our board members are also from different religion. The president of my trust is a Muslim. The rest of them are Hindus, Sindhis, and all religions are represented there. And also all our staff members are also from different caste, different religion, and different class. So anyone who's any woman who's coming, they are also welcome, because they feel there's a kind of a family atmosphere. We celebrate all the festivals. If you come during Christmas, you may think that I converted all the children to Christianity. And the same way during the festival of Islam. So also in all the Hindu festivals, we celebrate. And it's a very nice atmosphere in Maher, with all the religion living together. Quando abbiamo iniziato ad accogliere le persone prendendole proprio dalla strada, accoglievamo chiunque che venisse da una o dall'altra religione o da una o dall'altra casta, non aveva importanza per noi. Però la cosa più importante era creare accoglienza a 360 gradi. E questo abbiamo iniziato a realizzarla innanzitutto dal cibo che offrivamo, perché considerando che una buona maggior parte della popolazione indiana è vegetariana per ragioni culturali e religiose, noi abbiamo proposto soltanto cibo vegetariano proprio per permettere a tutti di poter condividere quello che mangiavamo insieme. Poi il modo di accoglierli a livello pratico, quindi la sistemazione durante la notte. Non avevamo letti da proporre alle persone raccolte dalla strada, ma semplicemente un posto sul pavimento.
Il pavimento si può occupare con 2, 3, 4 posti a seconda di quanto ci si stringe e quindi questo ci ha permesso di accogliere sempre più persone, bastava stendere una stuoia per terra e questo ci dava la possibilità di aprire ancora di più le nostre braccia fino ad oggi che appunto in 49 case sono migliaia le persone accolte. Poi la problematica che si è presentata molto presto era quella di tipo spirituale perché io sono una suora cattolica e sono stata cresciuta in una famiglia di origine cattolica e sono proprio all'interno di questo tipo di cultura e mi appartiene profondamente, ma non avrei mai potuto proporre le mie preghiere, la mia modalità a queste persone provenienti dai retroscena più diversi e oltretutto il mio desiderio era proprio quello di non tanto di creare proselitismo ma di dare accoglienza. Quindi una notte nel pensare e ripensare a che tipo di proposta spirituale io potevo fare a queste persone, ho immaginato questo banner che vedete dietro di me, che rappresenta tutte le maggiori e più grandi religioni dell'India. Vedete, per esempio, oltre al cristianesimo, chiaramente c'è l'induismo, c'è l'Islam, c'è il buddismo, i Sikh, il taoismo. E al centro c'è rappresentata la luce e la luce rappresenta proprio, simboleggia il divino e questa luce vuole proprio dire ciò che accomuna le religioni, dicendo ogni religione sta cercando di puntare a quella parte divina che sta dentro di ognuno, accompagna le persone a riuscire a dialogare con quella parte. Quindi noi abbiamo proposto questo tipo di banner in tutte le case che abbiamo fondato e lo vedrete dappertutto se venite a trovarci in India. La maniera che poi abbiamo proposto per condividere un momento di preghiera attorno a quest'idea è proprio quella di sederci insieme e accendere una luce nel centro. E senza nessuna differenza appunto di provenienza ci si rivolge al divino usando per questo la parola più neutra possibile, senza dare una connotazione religiosa specifica, in modo tale che in quel momento tutti possiamo insieme pensare al divino dentro di noi, a prescindere dalla religione dalla quale veniamo. Se per caso verrete a trovarci a Maher durante il tempo di Natale, potreste pensare che abbiamo convertito tutti i bambini al cristianesimo, perché vedrete tutti celebrare il Natale proprio come se fossero tutti bambini cristiani. E alla stessa stregua, se verrete a trovarci durante una delle grandi feste hindu, Diwali per esempio, o altre, potreste pensare proprio che invece tutti i bambini sono diventati hindu. E se verrete a trovarci quando invece si sta celebrando una grande festa musulmana, vi sembrerà che siamo diventati tutti musulmani, proprio perché in quel momento i bambini vestono i tipici abiti musulmani e anche la gestualità, la ritualità che esprimono è proprio derivante dal background musulmano. Ma questo non significa che tutti siano stati convertiti ad altre religioni, né che ci sia una superficialità in questo. La motivazione è proprio che si impara e si insegna attraverso questa modalità, si insegna ai bambini e alle persone anche adulte a conoscere e a rispettare ogni singola diversa religione in un senso di vicinanza, di condivisione, di valore che sta al di sotto delle modalità estrinseche di mostrarsi delle religioni. E questo poi si rivela proprio in una capacità degli stessi bambini di accogliersi l'un l'altro. E ecco, questa è la sostanza della proposta, per cui non si rinuncia ciascuno alla propria religione in nome di un universalismo, ma la si approfondisce nel cuore per poter arrivare proprio a pregare insieme attorno a un'idea di divinità, che è proprio quella che accomuna tutte le religioni.